Praticamente, questa è una moto seria. Questa è una moto Che io mi ha messo un dito nell'occhio che era. Guarda, come se mi avesse un cacciavite nell'occhio. Eccoci ragazzi, guarda qui. Oh, cavalletto professionale. Ma ragazzi, cavalletto professionale era il mio cavalletto dell'85, che ovviamente era troppo basso, quando si alzava e non toccava sulla moto, quindi ho attaccato con due pezzi di scotch un pistello. MacGyver! Wow, ma che bella! Descrivimela a te! Grazie. Allora, e questa è una moto 250. Quattro tempi o due tempi? Quattro. Bravo! La sella sembra comoda. Dai, prova a salire. Vai, vai. Albi, adesso l'accenderai. No, l'accenderai, sei già in folle. Adesso l'accenderai. Con questo bottone rosso. No, quello lì è spegne, Albi. Toccante. Toccante, toccante. Novi. Grazie, ragazzi, il buon Mazzuolo mi presta l'oletto per la catena, che me lo sono dimenticato. L'altra volta, ovviamente, io ho lavato la moto, non avevo questo. Sono anche un meccanico da adesso. Toto un meccanico, ragazzi. Una cosa che mi sono comprato. Vuol dire, non ti sei neanche pagato la moto, almeno. Infatti mi sono comprato. Vesti dei tutorini, divaletti. Pronto? Sì, pronto, Alpine. Mi servirebbero un paio di stivali nuovi perché i miei sono già troppo consumati, grazie. Con la suola bianca. Adesso, vedete, un completino? Non lo adesso. So, me l'ha inviato Forn. Sono veramente, veramente scettico su questo completo. Beh, mettiti sulle braghe, osti. Adesso facciamo la live reaction al completo del Toto. Di Tomas. Scioccante. Devi essere un certo livello di forte per indossare le completine. Però qua, infatti, questo è un alt attack. C'è una cosa che io gli ho detto al nostro pilota che fa il mondiale, no? Quando è iniziato l'anno scorso, era il primo anno di mondiale. Si è presentato con degli occhiali così, sembrava Lady Gaga, no? E gli ho detto: guarda che per portare quella roba lì devi essere primo in classifica, perché se fai 35esimo magari è il caso di togliere. Stanno dissando potentissimo. Io, per non dare troppo nell'occhio, siccome fa freschino. Oppa! Una cosa però, l'animo è freestyle anche quando vado a fare motocross, quindi non è che io mi posso vestire da racer. Cioè, Felpina è molto più... Dov'è che siamo, che non l'ho ancora detto? Cadrezzate. Cadrezzate? Dos, tres, quattro, quattro, quattro. Real chubba. Oh, fuck your bitch, get a bag from it, then I never call her. Now she tripping, going crazy, nigga, tell her let her bubble. OG see me coming through and they say that's a baller. That's a baller. That's a nigga starting from the bottom, really in that order. Make a car, bring the past down. Smoking loud like some ransom. Niggas wanna come around now, cause they know me really got the crown now. Put my mask on, put the crown down, turn it, turn it. When it cut the edge, niggas ride with me, screaming murder. Niggas falling off, bitches falling through. Call them play like a audible. Get the money with your other dude. Need a plug, I can make a call or two. Put you on, nigga, put you on, I can put you on. Put you on, nigga. What you doing, nigga? What you doing, nigga? What you doing? What you doing, nigga? Get the bag by the way, trust. You around cause you pay, nigga. In the dark with andare, sono la settimana scorsa, oggi, cioè andare costantemente, già ti quando prima una volta sai cosa devi fare. L'unica cosa diversa è che ho il ginocchiere. Devo dire, sono un po' ingombranti con quanti i piedi. Diversi da come ero abituato. Comunque, come ti sembra? Bello, bello, molto figo. Adesso sto cercando di capire se posso filmare un po' più là. People like me put them chains on me. Wonder why I got these chains on me. All the more I got a range on me. Shit 100,000 in the tank to me. What you range on me? This another level. Turn the rollie, get another vessel. She don't dip me, get another shovel. Go and get the money, we don't never settle. When the jail came back home, then I got rich. When the delegate came back on, then I got me. Damn, niggas praying that I got a delegate so they go pop shit. Damn, honey trap nigga doing real numbers, spitting hot shit. Niggas saying cause them numbers dead. Oh! Le mie braccia, non ce ne ho più, aiutatemi. Sei giri e sono morto. Due, tre dritte, sì. Perché sennò fai una fatica della madonna. Esatto. Quando tu stacchi, sì? Non devi stare seduto. Ok. Quando tu inizi a frenare devi alzarti. Perché okay. Tu quando freni devi, se ci sono okay. Buche stai seduto, inizia a sì, va a destra a sinistra. Quando tu arrivi con le ruote davanti
nella curva ti siedi. Se tu impari questa tecnica ti vengono le braccia meno dure. Ragazzi, Toto Meccanico ha fatto una prima modifica alla moto. Una modifica che la farà andare veramente, ma veramente più veloce. Io in realtà, ragazzi, non so niente di meccanica di moto. Ovviamente il buon Mazzo ha detto, ma io invece tira su un po' la leva del cambio, perché effettivamente non mi sentivo bene. Quindi adesso ho fatto, l'ho alzata un pelo. Mazzu, cosa vuoi? Lo sai che tra poco faremo provare la moto al Boreto nel parcheggio? Alboreto non ha mai guidato una moto, eh? La sfida diventa più interessante perché il terreno non è dei migliori. Sassi grossi. Sassi giganti. Cambiamogli un attimo la mappa qui. Traction controller voglio io. Come la macchina. Ricordati che se non usi la frizione la moto si spegne. Poi e come si mette la prima? Mollando piano piano. Mamma mia, Alboreto! Tienila, tienila, non mollarla. Eccolo. Ah, per un attimo devo dire che quando sei partito ho detto ok, è rimasto attaccato al gas. No, no. Ti ho visto là. No, no. Allora ero cosciente. Hai sentito il... Prossima volta ditemelo nei commenti. Prossima volta magari andiamo pista senza licenza, dove può venire anche l'Alboreto. Possibilmente chiusa al pubblico. Ma guarda che ti diverti. Ma io sono sicuro, sono anche felice di trovare questo qua. Se impari a girare in cross con la moto a marce, poi tutto il resto secondo me, cioè tipo provare in strada ti sembra molto più facile. Ma con cani in motoblog. Oh, ma Ricky Ricky Vicini è forte. È un segone. Stile, ma di manetta ne manca un po'.
Non sono stanco proprio fisica, tutto il corpo non è stanco come la prima volta che ho fatto cross ad Orno o anche la seconda. Però oggi, come uno scemo, non ho preso bulk powder, sali minerali. Link in descrizione. E infatti mi sono venuti dei crampi della madonna qui, non riuscivo più ad andare. Voi vedrete questo video avanti, ma dall'ultima volta che sono andato in pista è passata una settimana. E già andare una volta a settimana, cioè quando sono entrato sapevo già come muovermi sulla moto. Invece se fai passare tempo riperdi. Qui bisogna andare. Vero che dobbiamo portare l'arboretto in pista? Madonna. È ovvio. Pista privata, chiudiamo caldrezzate per l'arboretto. Allora, perché sei già racer. È un talento, un talento. Sono mai salito su un trattore in vita mia. Comunque siamo qui con Carlo Caresana, proprietario della pista, ex rider di freestyle motocross, sì. Budirex. Sì, ormai sono diventato grande. Allora, pista veramente top. Io non sono un esperto di cross, ovviamente. Però siamo arrivati stamattina che era liscissima, era un biliardo. Poi oggi abbiamo beccato, ci sono state 10 moto, neanche forse. La discesione della morte, Tieniti. Allora, io ti ringrazio per l'esperienza, fighissimo, tornerò di sicuro. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un commento se vi è piaciuta la pista di Caldrezzate e fatemi sapere anche se voi ci siete stati qua a Caldrezzate. E bella, ci vediamo al prossimo video. Ciao.